Salve a tutti, buonasera, grazie per la pazienza, però insomma andremo a recuperare un attimino lo stato d'animo dopo la partita. Ragazzi, era una partita di calcio, non devo dire. Sì. Prova? Sì, sì. Allora, innanzitutto ringrazio Domenico Quirico che è qui con noi. Che abbiamo il piacere finalmente di ospitare, insomma, dopo l'appuntamento che saltò qualche mese fa, perché lui rimase, diciamo, sì, era marzo, rimase bloccato per cause di forza maggiore, insomma, per l'ennesima volta lontano dall'Italia, però insomma, finalmente abbiamo la possibilità di, diciamo, di dialogare con lui. Grazie anche a Cinzia che, diciamo, Cinzia Rachira lo accompagnerà in questo dialogo. Velocemente dico solo che tutto è organizzato dall'Associazione Culturale Mass Media Officine Creative, Mondo Radio Tutti Frutti, con il contributo prezioso e fondamentale di Integra Onlus. Niente, mi fermo qui, parleremo soprattutto della situazione in Oriente e in Medio Oriente, che è assolutamente di grande attualità anche dopo gli ultimi sviluppi e gli ultimi accadimenti nell'Iraq, ma naturalmente anche la situazione in Siria rimane molto complicata e Domenico Quirico ha vissuto direttamente un'esperienza sicuramente, insomma, complicata, diciamo così, per usare un termine assolutamente inadatto, e avremo anche modo poi di parlare appunto di questo libro che lui ha scritto proprio in seguito all'esperienza in Siria. Credo di no, però poi insomma si può trovare dai canali ufficiali. Non so se l'assessore, no, lo ringrazio comunque per essere presente e passo la parola a Cinzia. Grazie Simone, e io molto rapidamente, perché per fortuna non è necessario usare troppi discorsi per presentare Domenico Quirico, che è uno dei giornalisti più noti del panorama italiano e a cui dobbiamo fondamentalmente una capacità di descrizione molto dettagliata, ma allo stesso tempo, come si può dire, molto legata all'elemento umano rispetto alle sue esperienze in giro per il mondo, per cui i suoi articoli sono fondamentali diciamo per comprendere non solamente gli eventi come si sviluppano nel loro corso, ma anche come vengono vissuti. Quindi da questo punto di vista, tra l'altro noi viviamo in un paese in cui le vicende internazionali
sono abitualmente abbastanza ignorate e colpevolmente abbastanza ignorate nel dibattito pubblico, soprattutto in questi ultimi anni c'è stato proprio un regresso da questo punto di vista molto forte, e questo purtroppo ci fa trovare spesso e volentieri all'interno di scenari internazionali anche come protagonisti. Il Medio Oriente è uno di quelli, perché l'Italia non, è un paese che ha diversi legami con quelle terre e con quella regione del mondo, e tra l'altro perché facendo parte dell'Europa, della NATO e di altre istituzioni che hanno dei ruoli importanti in quella regione del mondo, noi d'improvviso ci ritroviamo all'interno di scenari di guerra quasi senza accorgercene. Una mattina ci svegliamo e siamo, che ne so, all'alba di un bombardamento da qualche parte perché abbiamo dato le basi aeree e quant'altro. E da questo punto di vista, secondo me, questo è un problema molto, molto forte. Per esempio la stessa vicenda adesso in Iraq, di cui poi parlerà Domenico, ovviamente io non faccio cenni, non per niente, perché tra l'altro però è singolare il fatto che oggi in Italia questa vicenda stia assumendo quasi un ruolo di cronaca. Le prime pagine riportano spesso e volentieri gli accadimenti in quel paese, un paese in cui noi abbiamo avuto lo stazionamento di truppe militari a lungo, dal 2003 fino al 2012, se non ricordo male, ma potrei ricordare male, con un ruolo importante all'interno poi di quelle che sono state, diciamo, creare le condizioni per quello che poi è avvenuto oggi e per quello che sta avvenendo in queste ore. Io onestamente penso che la cosa più importante sia ascoltare Domenico Quirico, che ci potrà offrire un quadro, diciamo, chiaro, sicuramente più chiaro di quello che sto facendo io adesso, e dandogli appunto la possibilità di raccontare il Medio Oriente in lungo e in largo, senza darmi, senza appunto il titolo scelto era appunto scelto in questa direzione, quindi offrire la possibilità di inserire diversi elementi di riflessione che adesso ascolteremo da Domenico, che è meglio. Buonasera a tutti. Diciamo che cercherò di guidarvi in un percorso un po' complicato, ma che credo sia interessante seguire, perché effettivamente nella lettura di tutti questi eventi che sono stati sommariamente citati, la Siria, l'Iraq, il Nord Africa, la Somalia, l'Afghanistan, la Nigeria, cioè, li leggiamo come se fossero dei capitoli di una storia, di storie complete. In realtà il problema, l'elemento chiave di tutto quello che sta accadendo attorno a noi, perché sono posti in cui si arriva in un'ora e mezza di aeroplano, attenzione, non sono dall'altra parte del mondo, è qualcosa che ci riguarda direttamente, che ci tocca quotidianamente. Beh, manca un po', credo, il problema sia la mancanza di una lettura globale che metta assieme i vari tasselli, e componga un quadro di. Allora, che cosa sta succedendo nel mondo arabo-musulmano a un'ora e mezza di aereo? Si sta sviluppando un fenomeno che io chiamo l'insorgenza globale. E intendo con insorgenza globale un progetto politico-militare, che è quello dell'Islam radicale, dell'Islam politico radicale, che si muove su uno scenario che va dall'Asia centrale all'Atlantico, al cuore dell'Africa, ripeto, sulla base di un progetto unitario, Perché la chiamo insorgenza globale? La chiamo insorgenza globale perché gli stessi protagonisti
di ognuno di questi eventi, la guerra civile siriana, l'avanzata dei jihadisti, del gruppo dell'esercito dell'Iraq, eccetera, in Iraq, i talebani in Afghanistan, le formazioni islamiche libiche, il Boko Haram del nord della Siria, gli Shebab somali, i gruppi salafiti in Mauritania, in Tunisia, in Egitto. Ognuno di questi gruppi si ribella, insorge, fa la guerra per motivi diversi che sono legati alla realtà di questi singoli luoghi, i Tuareg del Sahel. I Tuareg lottano contro il governo centrale nero del Mali, perché da decenni, dall'epoca dell'indipendenza, lascia il nord nella miseria e nella secondarietà politica, economica e sociale. I gruppi islamisti libici lottano per difendere i pozzi di petrolio e gli oleodotti che sono nel territorio della loro tribù, perché hanno spesso realtà tribali. I jihadisti siriani lottano contro il regime di Bashar Assad, l'esercito del Levante iracheno lotta contro gli sciiti del sud, i talebani lottano contro gli americani e il loro agente locale, il governo pakistano. Molti di questi gruppi non hanno la consapevolezza di essere inseriti in un quadro globale, combattono per la loro causa. Ma c'è qualcuno che con strumenti diversi lega ognuna di queste insurrezioni, ripeto, legate a motivi molto locali, e compone un quadro di insurrezione collettiva che ha un fine preciso. Il fine preciso è la restaurazione del califfato nel mondo arabo musulmano. Il califfato, se voi andate, aprite un atlante storico e ritornate al VI, VII secolo della nostra era, che è il momento del massimo sviluppo politico-militare dell'Islam, vedrete che il califfato andava dall'Asia centrale alla Spagna compresa, e l'Andalus, che gli islamisti considerano territorio di Allah e che quindi deve essere riconquistata e riportata alla legge di Dio. Allora, il progetto è la ricostruzione, pezzo per pezzo, di questo califfato. Qualcuno potrà pensare che sia una fantasia qualche estremista che non vive nel nostro tempo, che non ha la percezione dei rapporti di forza, di potere economici del mondo moderno, delle caratteristiche particolari di uno Stato moderno, di una politica moderna, come se io venissi qua per raccontarvi che ho intenzione di ricostruire, che so, l'impero di Carlo Magno o l'impero romano, voi vi mettereste a ridere, insomma, così un pazzo. Non è così. Questo progetto politico ha immensi mezzi economici, che sono quelli forniti sostanzialmente a due paesi, l'Arabia Saudita e il Qatar, più l'Arabia Saudita che il Qatar. Ogni volta che voi andate a fare benzina al distributore di tre case, fornite a questo progetto politico, il militare, del denaro da mettere in cassa. Questo progetto politico ha un esercito, combattenti jihadisti, cioè le formazioni islamiche formate non da siriani, ma da stranieri, cioè da volontari arrivati da tutto il mondo arabo musulmano, e anche oltre il mondo arabo musulmano in Siria, si calcolano siano sui 50.000 uomini. L'esercito del Levante ha, dopo le ultime avanzate, 25.000 combattenti. Attenzione, non volontari maladdestrati arrivati per fare la guerra santa. Sono combattenti che hanno già partecipato ad almeno due o tre guerre.
hanno combattuto in Cecenia contro i russi, hanno combattuto in Afghanistan contro gli americani, hanno combattuto in Libia contro, prima contro le truppe di Gheddafi, poi contro il governo, Libia, hanno combattuto la guerra del Sahel contro i francesi e contro l'esercito dei Mali, vengono dai luoghi più diversi. Cioè oggi nelle formazioni jihadiste, quelle che chiamano le brigate internazionali islamiche, che assomigliano molto alle brigate internazionali della guerra di Spagna del 36, in cui c'erano italiani, inglesi, americani, francesi, russi, vengono dai paesi più diversi. Ci sono delle brigate formate da ceceni, ci sono brigate formate da afghani, pakistani, libici, mauritani, ci sono 5.000 tunisini che combattono attualmente in Siria. 5.000 tunisini, voi forse conoscete la Tunisia perché se ci andate in vacanza, è un posto dove non c'è un islamista neanche a cercarlo con l'alternino. Prego? Tutti lì stanno. Beh, non so se stanno tutti lì, però no, se riescono a fornire 5.000 combattenti vuol dire che hanno un bacino di raccolta di, come dire, di volontari molto, molto elevato. Poi ci sono libici, egiziani, sauditi, yemeniti, europei. Sono i figli, della, i nipoti, i pronipoti dell'immigrazione in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Belgio, che hanno lasciato le banlieue, le periferie delle città europee e sono andate a, a arruolarsi nelle barricate formate da... origini arabe, riguardo i loro figli che hanno appena 17-18 anni. E che sono arruolati in Siria. E si sono, sì, sono andati in Siria, allora, si sospetta e... Credo ci siano almeno 9.000 francesi che combattono attualmente. Cioè, ripeto, non sono ragazzi, non sono clandestini, sono ragazzi che hanno il passaporto, il documento di identità francese, che hanno studiato in scuole francesi, britanniche, belghe, tedesche, che hanno assorbito o dovrebbero aver assorbito il nostro modo di vivere, di pensare, di ragionare. Allora, in questo loro ritorno alla loro identità precedente c'è il senso del fallimento dei nostri progetti di integrazione. Il fallimento dei nostri progetti di integrazione. I genitori, i nonni di questi ragazzi, io sono vissuto 6 anni in Francia perché ho fatto il corrispondente del giornale Parigi all'epoca della rivolta delle banlieue, i vecchi algerini, marocchini, tunisini, quelli che venivano dall'impero francese, quando hanno ricevuto il documento di identità francese, e poi erano operai alla Renault, alla Michelin, perché questo era loro, hanno ammazzato il montone, hanno fatto festa a casa, dicendo ai bambini, vedete, siamo entrati nel mondo moderno, siamo entrati in Europa, ci siamo lasciati indietro la miseria e l'immobilismo dei nostri paesi, hanno fatto festa. I nipoti hanno rinnegato questa loro identità e sono ritornati al loro mondo precedente, il jihad, e ci sono ritornati in modo totale, perché in Siria si va per morire, si va per morire, si va per morire. Allora, ci sono combattenti di tutti questi paesi e che hanno già la maggior parte delle esperienze belliche e che sono in grado di battersi, ripeto, meglio proprio per queste loro esperienze, ad esempio delle forze d'élite degli eserciti occidentali, delle forze d'élite degli eserciti occidentali. Hanno armamenti moderni, perché i soldi per comprarli da noi, perché li comprano da noi, non hanno bisogno di costruirle le armi, le comprano chiavi in mano. Voi andate a Beirut, potete comprare una divisione corazzata, senza problemi. Allora, questo è l'esercito dell'insorgenza globale. Questa forza politica è in grado di spostare questi combattenti in un breve periodo di tempo da un luogo all'altro di questa jihad mondiale. Oggi combattono in Siria, domani combattono in Iraq, hanno combattuto, lo possono spostare nel Sahel, se nel Sahel si apre una nuova prospettiva. E se voi badate bene, ciò che rende tuttora gli Stati Uniti ancora una potenza
non è più nell'economia, nella finanza, nel dollaro. Ciò che rendeva finora gli Stati Uniti ancora una grande potenza era il fatto che era l'unico paese al mondo che era in grado di spostare un esercito, non piccole formazioni militari, un esercito in 48 ore in qualsiasi luogo del pianeta, laddove fossero minacciati gli interessi americani. Aerei, artiglieria, carri armati, paracadutisti, eccetera. Allora, non lo poteva più fare, non lo può ancora fare la Russia, che fino all'89 era una potenza globale perché aveva la stessa possibilità di spostare armate in qualsiasi luogo del mondo. Non lo può ancora fare la Cina, che non è una potenza militare, non lo può fare l'India, il Brasile, cioè non lo può fare l'Europa, per evidenti motivi, perché non ha neanche un esercito. C'è una seconda forza oggi che è in grado di spostare masse di combattenti da un luogo all'altro rapidamente, ed è l'islamismo radicale. Allora, questo progetto si muove secondo un calendario preciso. Il suo scopo immediato è quello di creare in Medio Oriente, o vicino Oriente, come preferite chiamarlo, uno stato territoriale islamico, dove venga applicato in modo integrale l'islamismo. Politica, nella cultura, nell'economia, nella società. Da questa base, ficcata in un luogo che è uno dei gangli fondamentali della geopolitica mondiale, ma pensate un attimo alle frontiere della Siria o dell'Iraq, la Turchia, che non è la porta d'Europa, è l'Europa, la Turchia è già l'Europa, il Libano, Israele, la Giordania, l'Iraq, che infatti è stato inghiottito da questo progetto. Ormai lo Stato territoriale islamico esiste e va dalla frontiera turca all'Eufrate, poi scendendo a sud, Mosul, che è la seconda città irachena, che è sotto controllo delle formazioni jihadiste, e arriva a poche decine di chilometri da Baghdad e ha inglobato tutte quelle città che voi avevate letto al tempo della guerra irachena, Fallujah, dove gli americani hanno lasciato decine e centinaia di morti. Allora, esiste oggi, nel cuore del Vicino Oriente, il primo Stato territoriale islamico, che è semplicemente la base di questo progetto più grande. Voi trovate delle connessioni, voi girate in questo mondo, delle connessioni incredibili. Ad esempio, le armi dei Boko Haram, che sono questa setta islamista che ormai controlla tutta buona parte del nord della Nigeria, le armi dei Boko Haram arrivano da quelli che erano gli arsenali di Gheddafi in Libia, che sono state trasportate attraverso il deserto, Mali, Niger, fino nel nord della Nigeria. Armi dei vecchi arsenali libici sono nelle mani degli insorti Beleka del centro Africa. Siamo al centro Africa, molto a sud. Gli Shebab, che sono gli islamisti somali, colpiscono nel nord del Kenya, o anche nella capitale. Allora, tutto questo mondo del califfato è in stretta connessione, lavora a un progetto comune. L'errore è continuare a definire tutto questo, anche noi che scriviamo sui giornali, Al-Qaeda. Al-Qaeda non c'entra più nulla, è la preistoria di questa storia. L'Al-Qaeda di Bin Laden era un movimento che agiva in funzione del terrorismo, l'invio di piccoli gruppi di fanatici disposti a sacrificarsi in vari luoghi del pianeta per seminare la paura, l'incertezza, l'angoscia. Lo scopo del terrorismo. Il terrorismo di Bin Laden, che pure ha provocato danni tremendi e ferite sanguinose, era un problema semplicemente di polizia, nel senso che poteva essere limitato, contenuto, eliminato. Al-Qaeda, dopo i due attentati che ha fatto a Madrid e a Londra, non ha combinato più nulla, non
non è più riuscita a fare nessun tipo di attentato particolarmente sanguinoso o eclatante. Perché? Perché sono state prese le contromosse, misure di sicurezza più attente, infiltrazione nei gruppi radicali, è un problema di soldi e di attenzione. Al-Qaeda ha lasciato delle tracce permanenti, che saranno permanenti nel nostro modo di vivere, anche quotidiano. Se voi andate all'aeroporto domani mattina, una volta prendevate l'aereo in 45 minuti, adesso vi ci va un'ora e mezza, perché ci sono i controlli. E questo resterà per sempre nella nostra vita. E questo significa denaro, spese, costi, ritardi, impicci all'economia, al nostro quotidiano. Ma è un problema di polizia. Il problema del califfato è un problema militare. È una cosa completamente diversa, cioè prima o poi, e saranno loro a deciderlo e non noi, diventerà un problema di scontro diretto tra eserciti, faccia a faccia, perché questo progetto politico ha i mezzi, l'energia, la determinazione, il fanatismo, i soldi e gli uomini per costruire un'alternativa violenta e brutale al nostro mondo, e questo è il suo scopo, ricostruire l'integrità e la forza dell'Islam come presenza politica in una parte del pianeta, in grado di confrontarsi, di tenere testa direttamente con l'Occidente. Questa è la storia che si sta sviluppando, direi ora dopo ora, attorno a noi, e di cui non posso dire che non abbiamo, le nostre elite politiche non abbiano una percezione, ma ne hanno un'evidente percezione. Il problema è che fanno finta di non accorgersene, perché nel momento in cui ci si rende conto di quanto si sta sviluppando bisogna prendere delle decisioni. Prendere decisioni è costoso, impone degli oneri, impone delle scelte che possono essere impopolari, possono portare delle cadute di, come dire, di leadership. E tutte queste cose che le nostre classi politiche pavide, qualche volta di bianche, non vogliono fare. L'esempio della Siria è classico. In Siria l'Occidente ha fatto finta di non vedere, ha rifiutato di intervenire e ha consegnato uno dei paesi chiave del Medio Oriente al suo maggiore avversario, il jihadismo e l'Islam radicale. Io non so se c'è, magari mi fermo qua, se qualcuno fa me la domanda, forse è meglio che io continui, se no vi annoio. Sì. Potrebbe continuare, il problema è che si potrebbe continuare. Si sta annoiando assolutamente. Ma si potrebbe continuare per 2 giorni, questo è il problema. Forse sì, magari lo sì, è abbastanza ampio. Poi in realtà forse ha ragione, se vuole. Non lo so, io posso anche raccontarvi le mie esperienze personali in questo mondo. Prego. Cioè, questa competizione con paesi più sviluppati, pensiamo all'Europa, pensiamo all'America, da parte della Jihad, riguarda il riuscire ad essere all'altezza e, come dire, fare un confronto dal punto di vista ricchezza economica, economia dal punto di vista macro o dal punto di vista micro, oppure perché magari raggiunge una sorta di, come dire, chiamiamola forse esageratamente, o diciamo potenzialmente, come dire, un equivalente ad una minaccia globale, che ne so, rifacendoci alla seconda guerra mondiale, riguardo ad esempio un attacco nucleare, oppure rifacendoci, non lo so, Russia all'America, pensare ad una nuova guerra fredda, cosa si intende? Una che forse molti contesteranno. Io credo che sia un problema di memoria storica. Allora, uno degli errori che noi commettiamo frequentemente quando ragioniamo sul mondo islamico è quello di attribuire loro la nostra stessa concezione del tempo, in particolare del tempo storico. Allora, noi viviamo immersi nel presente e proiettati verso il futuro.
il passato per noi è qualcosa che, come dire, dobbiamo svolgere quando vogliamo. Faccio un esempio. Se lei pensa, che so, al Risorgimento italiano, alla Seconda Guerra Mondiale, che sono eventi tutto sommato abbastanza recenti, non è la preistoria, non è l'impero di Roma, che cosa fa? Lei prende un libro, lo sfoglia e va a vedere cos'è successo. È qualcosa che è dietro di lei, che forse gli può dare delle lezioni, che lei può trarre degli insegnamenti, ma è qualcosa che è passato. Noi viviamo nel presente e nel futuro. Il mondo islamico ha una concezione del tempo come presente permanente. Le faccio l'esempio, l'egira, che è l'elemento costitutivo della religione islamica. Non è sentita come qualcosa che è accaduto nel secolo X, quindi molto, molto tempo fa. È sentito come qualcosa di contemporaneo, cioè che è accaduto questa mattina. Questo cosa significa? Che innesca automaticamente nelle persone che hanno questa percezione del tempo una serie di emozioni, di indignazioni o di affezioni che noi non conosciamo più nei confronti del passato. Noi non conosciamo più, per noi il passato è morto. E questo vale anche a un evento qual è stato la umiliazione del mondo islamico da parte dell'Occidente, che non hanno dimenticato. Il mondo islamico è stato per un lungo periodo più civile dell'Europa, più civile dell'Occidente, l'epoca che noi chiamiamo dei secoli bui, che poi in realtà non erano bui, ma comunque qui sono nati, per esempio, le cose che abbiamo qui, il castello, eccetera. L'Islam era l'Islam è potente, l'impero ottomano, o prima ancora l'epoca dei califfi, era potente, vittorioso, ricco, civile, anche dal punto di vista culturale. Il patrimonio dell'antichità classica è passato attraverso la mediazione del mondo arabo, a Cordoba, in Spagna. È una meravigliosa capitale della cultura, mentre i franchi, erano dei guerrieri rozzi che non conoscevano il latino e parlavano lingue gutturali. Allora, da un certo momento storico, questo processo si è invertito. Un piccolo gruppo di soldati inglesi, con un frustino sotto il braccio, era in grado di governare e tenere a bada milioni di egiziani, perché era una città millenaria. L'Occidente era sempre più ricco, sempre più forte, sempre più potente, aveva le vele, i cannoni, le industrie, il metallo, e l'impero ottomano si è sgretolato. Ma c'è una cosa molto, molto curiosa. Le ambasciate dei paesi europei andavano continuamente a Costantinopoli, Istanbul, perché era un impero potente che teneva metà del mondo. L'impero ottomano non ha mai avuto neanche l'idea o la necessità di mandare un'ambasciata in Europa fino alla pace di Karlowitz, metà del 1700, prima gigantesca sconfitta contro l'impero austro-ungarico. E perché ha perso, allora ha bisogno di concordare una pace che fosse la migliore possibile, ma prima non mi è passato neanche per la testa, ma perché mi devo occupare di questi piccoli oragnucoli che vivono in questi freddi paesi del nord? Noi siamo la civiltà, noi siamo la potenza. Allora, il mondo islamico non ha mai dimenticato, non ha mai lasciato dietro di sé, in quella concezione del presente storico che dicevo prima, questa umiliazione. E il progetto è quello di rovesciare di nuovo le carte e ritrovare la possibilità di confrontarsi alla pari, può essere più forti di quell'Occidente che li ha umiliati per tanto tempo. Guarda, la presenza di Israele in Medio Oriente è vissuta dagli arabi non tanto come un problema degli ebrei, ma come la presenza di una colonia occidentale installata con la forza all'interno del loro mondo. Questa
percezione ti dà questa violenza così tremenda nei confronti di Israele, perché è l'ennesimo, l'ultimo schiaffo di quel mondo più potente a questa civiltà. L'Islam radicale vive e si alimenta di questa rabbia e di questa voglia di rovesciare i rapporti di forza. Prego. Giunti a questo limite, nel senso inteso come una sorta del rovesciare le carte, perché appunto per quanto multietnici comunque c'è un fattore comune che li lega, e cioè il ritornare alle loro origini, a ciò che magari li rende cittadini del loro, ritornano alle loro radici, alle loro tradizioni, al loro sapere storico, mentre voglio dire il tempo non soltanto va avanti da sé, ma intanto noi occidentali, come dire, sposiamo un altro stile, sposiamo forse più un ragionamento che si rifà alla globalizzazione per antonomasia sia l'eccellenza. Quindi da qui che dire, al di là del non riconoscere una diversità altrui che può essere o individuale o di gruppo, vale a dire un intero popolo, l'islamismo ad esempio, in confronto che so alla democrazia o all'oligarchia, l'islamismo è lui. Quanto crede sia potenzialmente pericoloso, perché magari si tratta ad oggi di un qualcosa che è giunto al limite dal punto di vista intervento di polizia? Non sono molto sicuro di aver capito la domanda. Il problema è, cioè, fino a che punto la presenza di tutto il mondo dell'immigrazione islamica nei nostri paesi è pericoloso. Più o meno sì, cioè siamo giunti al background consolidato, e quindi siamo destinati ad un terzo conflitto mondiale, oppure c'è un'alternativa, ecco, per sintetizzare. Non lo so se c'è un'alternativa, le dico quello che la mia percezione è che noi abbiamo perso un po' il controllo del gioco, nel senso che non siamo più noi che decidiamo se fare la guerra o non farla, ma questa ci verrà imposta dagli altri. Questo è l'elemento di assoluta novità, cioè la vicenda siriano-irachena di questi giochi, perché le due cose sui giornali vengono, cioè della Siria non parla più nessuno, sì. Ma che adesso parla tutti dell'Iraq, è come se fosse, come dire, un'altra cosa, ma non è vero. Cioè Siria e Iraq sono collegati, nel senso che gli islamisti che hanno che controllano una parte della Siria sono gli stessi che poi hanno, sono passati dall'altra parte della frontiera. Si sta verificando qualcosa di storicamente straordinario, cioè le carte geografiche del Medio Oriente sono state fissate, tracciate nel 1918 da due signori che si chiamavano Sais e Picot, che erano due diplomatici, uno britannico e l'altro francese, e alla fine della guerra mondiale decisero come spartirsi l'impero. Allora diedero la Giordania agli Hascemiti, che erano stati alleati degli inglesi, l'Iraq lo presero sotto controllo britannico perché c'era il petrolio, i francesi si presero la Siria e creavano il Libano perché volevano dare uno Stato ai cristiani. Le carte sono quelle. Israele è stata la unica modificazione, nel senso che nel 48 è nato lo Stato di Israele ritagliando un pezzettino della Giordania, ma le carte tra Iraq, Siria, Libano sono rimaste quelle del 1918. Oggi c'è qualcuno che, senza che gli americani o l'Europa abbiano la possibilità pratica di fare nulla, cioè di fare nulla, sono fuori dal gioco. Gli americani e l'Europa sono fuori dal gioco. C'è qualcuno che sta ridisegnando quelle carte, cioè ha preso le carte del signor Sais e del signor Picot e sta dicendo: no, questa divisione tra Siria e Iraq non va bene, facciamo un unico Stato che va da Babalawa sta ai confini con Antakya, antica Antiochia,
Turchia e arriva fino a Baghdad. E con un paio delle regioni si stanno disegnando degli stati nuovi. Ci sono regioni del Libano che sono, come dire, entrate nell'amministrazione siriana, sono passate alla Siria, in cui il governo e l'esercito libanese non controlla più. Gli Hezbollah si sono uniti ai loro alleati siriani, che è il regime di Bashar al-Assad, e hanno formato un unico territorio che è uscito dal controllo del governo libanese, dell'esercito libanese. Insomma, ci sono soldati italiani in Libano che devono assicurare, come dire, la separazione tra libanesi, Hezbollah e israeliani. Prima o poi saranno coinvolti in questa straordinaria. La Giordania è un paese fragilissimo, fragilissimo, che sarà il primo a decomporsi, sarà il prossimo obiettivo di questa redistribuzione delle carte all'interno del vicino Oriente. Allora, di fronte a questo cataclisma geopolitico, questo è un cataclisma geopolitico di cui non riusciamo neanche a intravedere le onde d'urto, dove potranno arrivare, le onde d'urto dove potranno arrivare. Ci seguono dei piccoli movimenti, ma sì, vabbè, sono sciiti, sunniti, in Iraq, quelli fanno la guerra. Non è vero, non è vero. Tra un po' dovranno ridisegnare le carte geografiche, dovranno buttare via le attuali carte geografiche e fare degli altri confini, segnando il califfato siriano-iracheno e il vecchio Iraq degli inglesi e di Saddam Hussein diventerà il sud del paese sciita, se riuscirà a difendersi, se riuscirà a difendersi. Nascerà probabilmente, se hanno la forza sufficiente per battersi, uno stato curdo, perché i curdi si batteranno per non finire nello stato jihadista, perché sarebbe la loro rovina. E già si stanno battendo, sono gli unici che sono. L'esercito iracheno sciita si è decomposto, lasciando milioni di dollari di armi moderne nelle mani dei jihadisti. I curdi hanno continuato a battersi, anche questo sarà qualcosa che fa saltare le frontiere con la Turchia, le frontiere con la Siria, perché queste popolazioni vivono distribuite su varie aree. Israele ha giocato un po', come dire, la carta un po' machiavellica, dicendo: bene, c'è la guerra civile in Siria, speriamo che vada avanti con 40 anni, noi siamo a posto. Si annulla la vicenda, i jihadisti, con cui Israele ha fatto degli accordi segreti, ma che non è certamente il loro principale amico. Beh, si annulla l'un con l'altro, si ammazzano reciprocamente, noi andiamo avanti benissimo. Ho paura che non sia un calcolo che non funzionerà, fino a un certo punto, perché uno stato jihadista alle frontiere di Israele è molto più pericoloso della Siria di Hafez, di Bashar al-Assad, o della Giordania di come si chiamava, di Giordania, del padre, sì. Il giovanotto piuttosto grasso, non si capiva così. Mi viene sempre il nome del padre, ma è Osserva, il padre è Osserva. Era come un nome. Ah sì? Vabbè. Comunque, tutto questo avrà delle conseguenze gigantesche. Esatto. Allora, il problema è che non è che Obama, Hollande e quegli altri simpatici burattinai senza mezzi che dirigono la politica europea abbiano deciso di dire star fuori perché non vogliono, come dire, creare guai. Restano fuori perché non hanno la possibilità di intervenire. Cioè, quello che sta succedendo in Iran è la certificazione politica della decadenza definitiva degli Stati Uniti come grande potenza. Gli Stati Uniti non è che non intervengono perché Obama, al contrario di Bush, è uno che non vuole provocare sfracelli, perché non può fare nulla, ha già sacrificato il suo, come dire, proconsole locale, che ha dimostrato di non essere all'altezza del conto, ma non può intervenire. Mi scusi, ma in questo senso, quando si è parlato di un
l'intervento americano che poi comunque è stato bloccato, diciamo, dal congresso, perché c'è stato un grande... Che lei è convinta veramente che Obama volesse intervenire nella guerra Siria? No, semplicemente le chiedo, ma quando si parlava di questo eventuale intervento, si parlava contro Bashar al-Assad, sì. Però, come Soraya ha detto prima, effettivamente che i jihadisti sono contro Assad, quindi eventualmente si sarebbe intervenuto... Infatti io dico, io quando... apparentemente sì, ma quando c'era tutto questo gran subbuglio sulla possibilità di un intervento unilaterale americano contro l'esercito di Bashar al-Assad, io stavo mio ospite involontario dei jihadisti siriani, quindi non ne sapevo nulla. Diciamo che non aveva molte notizie, che arrivavano quando sono tornato. La mia stupefazione è stata gigantesca, nel senso che un intervento contro Bashar, non 3 anni e mezzo fa, dove avrebbe avuto un senso, dove avrebbe avuto un senso, anche se la rivoluzione siriana non ha mai chiesto un intervento militare diretto degli occidentali, non politico, ha chiesto delle armi, ma non ha mai chiesto un intervento militare, cioè bombardamenti aerei, truppe, eccetera. Questo è un altro cinema. Allora, un intervento contro Bashar oggi, nella realtà della guerra civile siriana oggi, tanto più con l'annesso iracheno, significherebbe in pratica fornire ad Al-Qaeda, continuiamo a chiamarla così per semplificazione, l'unica cosa che non ha ancora, cioè l'aviazione. È assolutamente folle. Infatti io sono assolutamente convinto, non solo io, che pare conta niente, ma persone assai più autorevoli di me, che la gesticolazione interventista di Obama sia stata in parte un errore, qualcosa che si è messo in azione sulla base di elementi di giudizio e di informazioni sbagliate, e in parte un bluff. Tanto è vero che per uscirne, senza perdere la faccia, ha dovuto accettare l'aiuto di una persona assai più astuta e politicamente efficace di lui, che è Putin. Putin gli ha offerto questa scenografia della distruzione delle armi di massa, che poi una cosa che non conta niente. Gli americani hanno detto: oh, bene, adesso c'è questo, noi non facciamo più nulla, ed è uscito di scena. Putin è passato all'incasso di quel favore che ha fatto ad Obama, sa dove? In Crimea. Ha immediatamente riscosso la cambiale che l'altro gli aveva firmato, ma che ha dovuto firmargli per evitare di perdere la faccia, perché non avrebbe mai, se ne sono resi conto, gli americani hanno fatto in politica estera, diciamo dalla prima guerra mondiale in avanti, indietro per carità di patria, degli errori giganteschi, e non stiamo da Vietnam, l'Iraq, tutto quello che vuole, stavano per commettere un errore enorme, cioè di offrire ai jihadisti un aiuto fondamentale. Con questo non voglio dire, questo bisogna che lo precisi, non vorrei che qualcuno pensasse che per essere stato io prigioniero, per un piccolo prigioniero, ospite, forzato per un certo periodo di tempo della rivoluzione siriana, di quello che la rivoluzione siriana è diventato, perché è stata una trasformazione, io sia diventato un fautore di Bashar al-Assad. Non è affatto vero. Io continuo a ritenere, l'ho scritto, lo continuerò a dire, che la radice del problema siriano, della tragedia siriana, dei 160.000 morti siriani, dei 3 milioni di rifugiati, e di quello che quel popolo patisce in questo momento, mentre noi stiamo qui a chiacchierare amabilmente, in questo momento, a Damasco, ad Homs, a Tel Aviv, ad Hama, ovunque in quel paese, 22 milioni di persone che sono prigioniere di una delle più terribili tragedie del secolo passato e del secolo che è nato. La colpa principale, iniziale, è del regime, della famiglia Assad, della mafia sanguinaria, corrotta, che gestisce quel paese da mezzo secolo. Ho
tutto quello che è venuto dopo è stato innescato dalle colpa iniziali di questa gente. No, giusto per un attimo qualche riflessione, lei prima ha detto che comunque i maggiori finanziatori dei ribelli, i cosiddetti ribelli, sono il Qatar e l'Arabia Saudita, sì. Dicendo che comunque gli Stati Uniti d'America e altre potenze occidentali sono comunque rimaste un po' fuori dal conflitto civile. Cosa? Assolutamente fuori. Sì. Assolutamente fuori. Da ciò che comunque ho letto dai suoi libri anche nella questione siriana, non trapela proprio questo, trapela comunque la situazione siriana è una situazione abbastanza complessa dal punto di vista religioso, come ho detto prima. Però la questione religiosa non è solamente l'unico motivo che comunque muove questa guerra. Sì, c'è il fondamentalismo islamico che vuole comunque instaurare comunque la sharia ovunque, nella politica, nella cultura, nell'istruzione ovunque, in ogni dove, contro comunque un governo, quello di Bashar al-Assad, che comunque per anni, con lo sbaglio che ha potuto fare, per anni comunque ha mantenuto comunque uno stato laico, perché comunque lei sa meglio di me che magari che anche le chiese cattoliche la Siria è un stato totalmente laico. Le chiese legate alle chiese cattoliche sono finanziate dallo stato di Assad, ci sono comunque istituzioni politiche ad alti livelli, c'è una donna, se non sbaglio, vicepresidente, che non è musulmana, ma che è anche un'altra religione. Non vuole dire sì, è una donna. Non sono stati numerosi, ma comunque. Comunque ci sono tantissime personalità comunque che anche di spicco di rilievo che sono assolutamente non sono né sunnite né sciite, quindi sono di altre religioni, altre minoranze religiose. Quindi comunque dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che non è solamente una guerra di religione, una guerra comunque mossa dal fondamentalismo islamico, ma è una guerra mossa anche dalle principali potenze, sia occidentali che non, che vogliono, che utilizzano questa divisione religiosa affinché per far cadere, comunque per rovesciare un governo. E perché? Perché la Siria comunque gioca un ruolo fondamentale nel Medio Oriente, cioè con il fulcro del Magio, che è il fulcro del Magio che si trova in mezzo proprio fra la Russia e quello che è gli Stati Uniti, diciamo la cortina di ferro magari in passato, ora c'è la Siria, no? E la Siria qui c'è anche un discorso che può essere legato anche a interessi gasdotti, interessi petroliferi, anche se non è la migliore, non è la potenza più Siria non produce petrolio, però. Sì, produce petrolio, non tantissimo. Non produce petrolio, non tantissimo, ma c'è un progetto che è il gasdotto, che è il pipeline islamico, sarebbe il gasdotto islamico che deve passare dalla Siria, che comunque andrebbe a scalfire quelli che sono gli interessi dell'Arabia Saudita e del Qatar. Questo è tutto là il gioco, non è solamente una questione religiosa. Io la ragionevo fino a un certo punto, lei ha ragione fino a un certo punto. Sì, una cosa, una domanda, perché lei parlava prima di rivoluzione islamica, di rivoluzione siriana. Io sono comunque propenso nel definirla questa, non definirla una rivoluzione. Perché una rivoluzione è un qualcosa che nasce spontaneamente dal popolo stesso. Cioè il popolo si rivolta perché vuole comunque cambiare le cose. Non è stata una rivoluzione. È una rivoluzione perché c'è qualcuno, cioè ci sono comunque. È stata manipolata, insomma, ci sono interessi, ci sono interessi, ma anche ovviamente una questione strettamente religiosa che viene sfruttata, che viene utilizzata, che viene sfruttata, appunto, fomentata dagli interessi comunque occidentali. Allora, rispondo così. Come anche in Libia, la stessa cosa. In Siria si combattono numerose guerre. Una dentro l'altra, scatolate come le matriosche russe, no? Sì, ma questo è abbastanza complesso. Allora, c'è la guerra contro Bashar, contro il regime della famiglia Assad e degli Al-Houthi, che ha preso 88,7% delle scorse elezioni durante la guerra. Le elezioni siriane fatte in quelle condizioni, secondo lei erano delle elezioni che avevano un minimo di garanzia democratica?
Sono state controllate da tutte le potenze occidentali, nessuno ha detto nulla. L'unica cosa che è stata detta sulle elezioni siriane, che non sono state svolte in tutte le zone della Siria, ma sono state svolte solamente nelle zone controllate dall'esercito. Attenzione, tutte le altre zone non controllate dall'esercito sono zone a rischio di bombardamenti dai fondamentalisti islamici, sono quelle zone. Un capo del governo, come ha spiegato egregiamente Domenico Quirico, l'unica cosa che ci sono parecchie sollecitazioni, bisogna andare un po' in avanti. Allora, partiamo da questo. In Siria si combattono più guerre una nell'anno. Allora, c'è una guerra contro il regime. Si tratta di una democrazia. C'è gente che non ama Bashar, c'è una parte del paese che è favorevole a Bashar. Lo dico molto tranquillamente. Non sono in grado di dirle le proporzioni numeriche, perché nessuno le ha controllate, neanche queste elezioni, proprio per le caratteristiche in cui si sono svolte, non possono dare dei numeri. C'è una parte del paese, tra cui, ad esempio, che favorevole a Bashar al-Assad, e per numerosi motivi, che sono, per quanto riguarda i cristiani, il fatto che nella Siria degli Assad i cristiani avevano garantita una libertà di culto e un ruolo anche politico-economico importante, mentre è evidente che la formazione di uno Stato islamico radicale per i cristiani sarebbe la fine della loro presenza in Siria. I miei rapitori facevano parte, io sono stato prigioniero di Jabhat al-Nusra per un certo periodo di tempo. Jabhat al-Nusra è l'Al-Qaeda siriano, non perché lo dico io, perché lo dicono loro, cioè sono i siriani che avevano combattuto contro Bush la seconda guerra irachena, e che quando è scoppiata la rivoluzione hanno riformato le loro katibe, le loro brigate, e hanno fatto venire combattenti stranieri in Siria. La Armata Siriana Libera, che era il braccio militare della prima rivoluzione siriana, quella di 3 anni e mezzo fa, rifiutava i combattenti stranieri, non voleva non siriani combattere in Siria. Jabhat al-Nusra, che è Al-Qaeda siriano, li ha fatti venire e ha formato le brigate, prima miste siriani e stranieri, e poi brigate soltanto stranieri. Tanto è vero che oggi la rivoluzione siriana sono i combattenti islamisti internazionali, non sono più l'Armata Siriana Libera, glielo posso dire per mia constatazione. Io ho girato con i miei simpatici ospiti tutto il paese, da sud a nord a est, sono stato fino all'Eufrate, a Deir ez-Zor, che è una delle zone del Califfato, sono stato a Babalawai, Idlib, alle frontiere con il Libano, eccetera, eccetera. Non c'è più una presenza militare dell'Armata Siriana Libera oggi in Siria. Ma non perché si sono convertiti al jihadismo, perché sono morti, perché sono stati spazzati via dall'esercito di Bashar al-Assad e al loro posto sono venuti i combattenti. Vabbè, di questo ci occuperemo. È una guerra, però. Allora, c'è la guerra contro Bashar al-Assad, perché c'è una parte del paese che 3 anni e mezzo fa, sulla base dell'esempio di quello che era accaduto in Tunisia e in Egitto, cioè la rivolta contro Ben Ali e la rivolta contro chiesto una trasformazione della natura politica, economica e sociale del paese. Ha chiesto una trasformazione della natura economica, sociale e politica del paese perché il regime di Bashar al-Assad è basato sulla prevalenza e per certi aspetti il monopolio dei ruoli principali nell'economia, nell'esercito, nella sicurezza, nella politica da parte del Alawita, che è la minoranza di cui appartiene. Allora, la identificazione degli Alawiti con lo sciitismo è una approssimazione fatta per comodità. Molti dubitano, studiosi, non io che non sono uno studioso dell'Islam, dubitano che gli Alawiti siano qualcosa che ha un rapporto con l'Islam, nel senso che hanno tutta una serie di elementi religiosi, ad esempio il culto dei loro eroi,
che è qualcosa che è totalmente incompatibile dalla religione islamica. Bevono vino. Allora, è una minoranza etnica che viveva in una parte della Siria, che era la parte montuosa della Siria, e che fino all'avvento al potere del padre di Bashar aveva un ruolo di etnia, come dire, che occupava la parte più bassa, più povera della vita economica e sociale siriana. Le dico un episodio. Fino all'avvento degli Assad al potere, quando un alawita incontrava un sunnita sul marciapiede, doveva scendere dal marciapiede. Eravamo a livelli quasi di, come dire, di razzismo. Gli alawiti facevano i lavori più umili, servitori di casa, erano molto presenti nell'esercito. Ma questo sa perché? Perché i francesi, durante il mandato che hanno avuto tra le due guerre, avevano bisogno di una forza locale, di polizia e di controllo, per controllare la popolazione. E come hanno fatto tutti i colonizzatori, a chi si sono rivolti? Non alla maggioranza sunnita, di cui diffidavano, si sono rivolti ad una minoranza, perché sapevano bene che legandola a sé, questa sarebbe stata per necessità fedele al progetto del controllo coloniale del paese. Allora, gli alawiti hanno rovesciato con l'avvento al potere del padre di Assad, che è un uomo tremendo, ha fatto bombardare dall'aviazione una città che si chiama Hama durante una prima insurrezione islamista negli anni 70, provocando 100.000 morti. All'epoca la cosa è passata sotto silenzio, non ha fatto particolare impressione, perché l'attenzione era rivolta al confronto tra la Siria, Israele, l'Egitto, eccetera, eccetera. Era anche l'82, quindi c'era il 30. È un uomo tremendo, che ha rovesciato la situazione economica e sociale del paese. E gli alawiti da servi sono diventati padroni. Allora la maggioranza sunnita aveva un motivo. Noi abbiamo sottovalutato tra i vari elementi della rivoluzione siriana un aspetto fondamentale, che è quello che i marxisti di una volta, quando esisteva ancora il marxismo, chiamavano la lotta di classe. Nella rivoluzione siriana l'elemento della rivolta contro l'equilibrio economico-sociale del paese è fondamentale. La maggioranza sunnita ha sofferto la condizione di maggioranza che non aveva il potere, e nella rivoluzione ha trovato una possibilità di rovesciare questa condizione. Allora, le dirò una cosa. Quando ci sono state le prime manifestazioni di piazza contro il regime di Bashar, ricordi che c'era pochissima gente in piazza, 1500, 2000 persone. Il giornale occidentale ha scritto 50.000 DOMS, 100.000 persone a DOMS, ridicolo, non era vero. Erano informazioni che venivano fornite dai canali della propaganda dei gruppi rivoluzionari, dei network, e c'era poca gente. E fino alle elezioni che Bashar ha organizzato, promettendo le elezioni libere, multipartitiche, in cui ognuno avrebbe potuto costituire un partito e presentarsi e contarsi, la gente ha creduto. La maggioranza, la stragrande maggioranza dei siriani ha creduto che il regime potesse liberalizzarsi dall'interno. Il passaggio da un movimento di protesta e di insofferenza alla rivoluzione è avvenuto nel momento in cui le elezioni organizzate da Bashar al-Assad si sono rivelate una montatura bufonesca, una truffa colossale, in cui i partiti non sono stati accettati, in cui è stato il regime a costituirsi lui stesso i propri avversari per dare l'impressione della presenza di più candidati. In quel momento, i siriani, una parte di Siria, si è convinta che l'unico modo per cacciare Bashar era ricorrere. Ci sono state le prime diserzioni da parte di ufficiali, sottufficiali, soldati dell'esercito, che hanno rifiutato di sparare contro i manifestanti, come era stato loro ordinato, e hanno distribuito i Kalashnikov. La rivoluzione, glielo posso dire io che ero presente ad Aleppo, al momento in cui la rivoluzione siriana ha tentato il doppio colpo, cioè di prendere Damasco e di prendere Aleppo.
Damasco è fallito, a Damasco è fallito, ad Aleppo ha conquistato mezza città che è ancora nelle mani dei ribelli. E scatta una rivoluzione. La rivoluzione che cos'è? Quando c'è una situazione rivoluzionaria, ricordo di nuovo al vecchio armamentario dei marxisti che di rivoluzione se ne intendeva, c'è una situazione rivoluzionaria quando una parte maggioritaria di un paese ha maturato la convinzione maggioritaria, le ripeto, maggioritaria del paese, ha maturato la convinzione di non poter più vivere in quelle condizioni economiche, sociali e politiche ed è disposta a ricorrere a tutti i mezzi, compresa la violenza, per modificare quella situazione. Io le dico sinceramente, io ho amato, e uso apposta la parola, la rivoluzione siriana, che non è una causa mia, non è il mio paese, non posso appassionarmi di una causa che non è mia, perché io non vivo in Siria. Ho amato i rivoluzionari siriani, i ragazzi che hanno lasciato i banchi dell'università, i banchi di scuola, per andare a battersi in strada contro uno degli eserciti più potenti del Medio Oriente. Quella è la rivoluzione siriana che io ho amato la loro innocenza, il loro coraggio, la loro ingenuità, la loro mancanza di piani politici precisi, la mancanza di leader, i loro errori, perché ne hanno commessi. Quei ragazzi che si sono battuti ad Aleppo, ad Homs, hanno difeso due quartieri di Homs per tre anni, un'epopea che nessuno ha raccontato, i soldati di Bashar contro le milizie di Bashar, squadroni della morte che andavano a ripulire ammazzando tutti quelli che potevano essere in qualche modo vicini alla rivoluzione. Oggi non ci sono più, ma non perché hanno cambiato idea, non perché si sono convinti che Bashar era la causa giusta, non perché hanno dato l'addio alle armi, non ci sono più perché sono morti. E noi, l'Occidente, siamo complici in quell'assassinio, insieme a Bashar, perché l'abbiamo lasciato morire. L'abbiamo lasciato morire. Lei sa com'è nata la rivoluzione siriana? Glielo racconto io. Allora, a Damasco c'era stata una piccola manifestazione. Anche lì avevano visto in televisione i tunisini. Allora un po' di gente è andata in strada, ha cominciato a gridare Bashar, Degage, vai a casa. Tre adolescenti, 11, 13 e 14 anni, hanno scritto su un muro, Bashar vattene, perché l'avevano sentito durante la manifestazione, non certo perché erano dei rivoluzionari pagati dagli Stati Uniti o dall'Arabia Saudita o dal Qatar, tre ragazzini, i Mukabarat, ci sono sette servizi di sicurezza nella Siria di Bashar, li hanno acchiappati. Erano portati dalla loro caserma. Tutti i siriani, anche quelli favorevoli a Bashar, sanno una cosa, che quando ti piccano i Mukabarat, quando ti prendono i Mukabarat, ti torturano con l'elettricità. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, sa chi glielo ha insegnato? I servizi russi, prima sovietici e poi quelli di Putin, che hanno addestrato tutta la pretoriani, la marmaglia che sta attorno al regime di Bashar. Ti torturano con l'energia elettrica. Hanno torturato con l'energia elettrica persino il belga che è stato prigioniero con me, che aveva il passaporto regolare e il visto, perché era stato ad Homs, in un quartiere dove c'era un po' di ribellione. Allora tutta la famiglia di questi tre sciagurati e gli amici del quartiere, i cugini dei cugini, gli arabi sono così, sono famiglie allargate, enormi, e i vicini di casa, perché sapevano che cosa gli stava succedendo a quei tre poveretti, hanno fatto una manifestazione, sono andati davanti alla caserma di Mukabarat per chiedere, per dirgli: guardate che questi non sono dei rivoluzionari, sono tre ragazzini che hanno fatto una scemenza, ridateceli indietro. E quelli sono usciti dalla caserma e hanno sparato ad alto zero, ammazzando alcune decine di persone. E di lì, da quella fiamma, è scoppiata la rivoluzione siriana. Questa è la rivoluzione, che non c'è più. Lei non troverà più queste persone. Tutti i miei amici, quelli che io ho conosciuto ad Aleppo 3 anni e mezzo fa, ogni volta che tornavo, io sono stato 5 volte in Siria, compresa la volta in cui sono stato trattenuto per un certo periodo di tempo, tutte le volte c'era qualcuno che non c'era più.
caduto sotto un mitragliamento di un elicottero, morto sotto la sua casa che era stata bombardata dagli aerei di Bashar, dall'artiglieria pesante. Io ho vissuto per alcune settimane, mi lasci finire, alcune settimane in un ospedale di Aleppo, dove c'erano dei medici straordinari che curavano i feriti della rivoluzione e i soldati di Bashar che venivano catturati. Persino gli Shabia, lei sa che cosa sono gli Shabia? Gli Shabia sono le brigate nere di Bashar. Gente uscita dalla galera per andare in giro ad ammazzare la gente. Allora, persino gli Shabia curavano, l'ho visto io, glielo posso testimoniare io. C'era in quell'ospedale un ragazzo che faceva il veterinario di mestiere, giovanissimo, e che faceva il chirurgo, cuciva i feriti, perché non c'erano medici abbastanza. Quell'ospedale è stato raso al suolo dai MiG-25 di Bashar al-Assad, distrutto, non c'è più. Io stavo nella camera 103, quando sono tornato la volta dopo non c'era più niente, raso al suolo. Questa è stata la prima rivoluzione siriana. Adesso ci sono i jihadisti, sono estremamente pericolosi. Una riflessione, perché comunque, come comunque ci sono persone magari che... Le varie minoranze contro la maggioranza. No, quello che stanno facendo le altre potenze è dividere il tuo impero, come dice la signora, quello stanno facendo, stanno dividendo tutte le minoranze religiose all'interno della Siria per farle scagliare comunque contro, per farlo lasciare il potere. Comunque il governo della Siria. Comunque i sunniti sono maggioranza in Siria, minoranza. La riflessione di prima è questa. Come ci sono persone che sono partite, sono venute in Siria a combattere in maniera autentica contro il governo d'Assad, ci sono anche altre persone. No, guardi che lo scopo del jihad non è di abbattere il governo d'Assad, è di crearsi stati usati. Sono partite per esempio in Siria perché... Chi? Scusi? Cioè ci sono esponenti anche della comunità siriana italiana, che sono partiti in Siria perché c'è un video su YouTube che c'è un'intervista a questo signore, non ricordo il nome del signore in questione, che vanno anche il fronte europeo per la Siria, che vanno in Siria a sostenere il governo di Assad. E questo siriano, questa persona siriana dice nel video, quando il figlio gli chiede perché sta andando d'urgenza in Siria, lui dice: questi bellissimi occhi non sarebbero mai potuti esistere se non ci fosse stata Damasco. E lui va in Siria a combattere, perché è una sua idea, va a combattere a favore comunque del governo Assad. Quindi se da un lato, come dice lei, ci sono comunque persone autentiche che combattono contro il governo siriano, dall'altro ci sono persone autentiche che combattono comunque per una Siria sovrana, perché stiamo parlando di quello, una Siria sovrana, e non una Siria spezzettata e data in pasto ai primi sciatori. Allora, io le racconto un episodio. I miei sequestratori... Nel suo libro, una cosa che mi colpisce, che ho letto il suo libro, è la conversazione con un sacerdote ortodosso. Mai incontrato? Ah, ma no, il poete non è ortodosso, un poete cattolico, Ayabud. Una chiesa cattolica non è ortodosso. Perché lei dice, no, cosa farete quando vedrò il Shah Bashar? Loro dicono, si vedrà. Poi, questo si vedrà, no? No, non c'è un futuro politico, un qualcosa comunque di sicuro dopo che questa rivoluzione vuole portare, perché se la rivoluzione vuole anche, oltre a distruggere, magari a distruggere il vecchio, vuole anche costruire. Ma per me il concetto di rivoluzione mia è questo, no? Distruggere il vecchio per costruire il nuovo, per costruire qualcosa di migliore. Se non c'era nessun progetto politico la rivoluzione siriana, se non quella dell'abbattimento, della creazione di uno Stato che fosse il contrario di quello di Bashar al-Assad. Non c'era nessun progetto di costituzione, non c'era un leader, non c'era elite, non c'era niente. Questa è stata la debolezza, ma anche la straordinaria profondità di quella rivoluzione, perché non c'era nessuno che aveva detto: bene, facciamo questo perché vogliamo fare questo. Sono insorti, e la società civile siriana che si è opposta alla camorra baathista. La Siria è uno stato immobile da 50 anni, ma lei si rende conto che c'è della gente in Siria che della storia ha conosciuto soltanto la famiglia di Bashar al-Assad, prima il padre e poi il figlio, non c'era nient'altro nella storia, c'erano solo loro.
sempre loro! Prima degli scorsi vent'anni, alla fine del mandato francese degli anni 70, hanno conosciuto solamente Gheddafi. Solo quello, come hanno conosciuto solo Gheddafi in Libia, 42 anni! No, stavo dicendo, gli anni 50, gli anni 70, nel 73, quando è stato a festa la Sada al governo, hanno conosciuto solamente... Soltanto la famiglia Battiglia. No, hanno conosciuto colpi di Stato, hanno conosciuto... Quali colpi di Stato? Con gli Assad non c'erano... Vabbè, hanno 50 anni, hanno conosciuto anche Sono 16 governi. Io le sto parlando delle giovani generazioni. Le giovani generazioni sioniane hanno conosciuto soltanto il mondo immobile degli Assad. Lei ma scusa, mi consente. Sì, ma lei non... È normale, questo lo so. Però lei non può dire... che comunque il governo Bashar al-Assad non ha comunque anche nei suoi errori, perché sono stati tantissimi errori, non è che si sono stati sostantificando, sto dicendo solamente vabbè, che comunque è diventata una conversazione per te, però diciamo tra il cambio dei governi della prima repubblica e il ventennio mussoliniano, lei preferirebbe il ventennio mussoliniano, sta dicendo che è meglio Bashar al-Assad, che è stato lì per generazioni, che non magari è un ricambio, per carità, ovviamente, però è assurdo rinunciare alla libertà per avere una stabilità, un potere che comunque è autoritario, un'autorità della minoranza, perché gli alauditi sono stati la minoranza comunque al potere storicamente. Allora, forse per uscire da tutta questa cosa, le stavo raccontando un episodio. Allora, i miei sequestratori, cui ho chiesto cosa sarebbe successo in Siria se avessero vinto loro la guerra civile. Mi hanno detto, boh, i cristiani potranno restare qua, ma saranno cittadini di serie B, non avranno gli stessi diritti dei musulmani. Perché pensare, gli alawiti, cioè quelli che erano etnia di Bashar al-Assad, verranno tutti in ogni mattina, cioè li ammazzeremo tutti. Come ammazzano anche i cristiani? Come mangiano il cuore dei cristiani, ci sono persone che le do un piccolo consiglio per una persona che è stata 5 volte in Siria. Credo che nessun giornalista occidentale sia stato tante volte come me in Siria e abbia vissuto le mie stesse esperienze, nel senso che io ho partecipato alla battaglia di Aleppo, ho partecipato all'assalto con i jihadisti ceceni della base aerea di Taftanaz, ho vissuto con i jihadisti per 5 mesi, le invito a cercare qualcuno che abbia avuto la mia stessa esperienza. Allora, qualche motivo di riflessione, tutto questo me l'ha dato. Allora, tutti gli alawiti verranno ammazzati. Ecco, quello che vuol dire, il consiglio che voglio dare, stia molto attento, perché la guerra civile siriana è il teatro della maggiore disinformazione da entrambe le parti. Racconto poi in merito a questa cosa che tu hai fatto. Allora, da entrambe le parti, quindi questa qua c'è della gente, c'è della gente che va in giro a dire, sostiene che ci sono dei gruppi jihadisti che ammazzano, sgozzano i cristiani, poi fanno scendere il sangue dentro delle bottiglie, e queste bottiglie vengono inviate agli emiri dell'Arabia Saudita o del Qatar per dimostrare che loro stanno facendo bene il loro lavoro per cui vengono pagati, cioè la guerra santa. Allora, le stupidaggini e le falsità sono il pane quotidiano di tutte le guerre civili, e nel caso della guerra civile siriana sono enormi, sono da entrambe le parti. Allora, le do un altro piccolo elemento di giudizio. Autorevoli osservatori sostengono che alcuni gruppi jihadisti, e io per alcuni elementi di cui ho testimonianza diretta, sono stati costituiti o quantomeno infiltrati dai nuclearati, cioè dei servizi del regime siriano, per compiere delle operazioni di guerra sporca e presentarle come operazioni del jihad. La carta propagandistica di Saddam, di Bashar, che ha giocato molto bene, ha vinto la guerra mediatica, Bashar al-Assad, è quella di dire ci sono io e dall'altra parte c'è il fanatismo islamico. Io sono il vostro scudo contro il fanatismo islamico. Questo è vero, nell'attuale situazione, nel senso che la rivoluzione siriana è diventata il jihadismo internazionale. Ma c'è un piccolo problema,
quello è diventato non per una evoluzione interna della rivoluzione siriana, no, lo è diventato per la scomparsa fisica della prima rivoluzione siriana, che noi, cioè l'Occidente, non ha aiutato al momento giusto, cioè 3 anni e mezzo fa, quando lo stesso Bashar e anche la Russia probabilmente avrebbe accettato qualche forma di transizione. Non è che Putin ami Bashar Assad, non gliene frega assolutamente niente. La Russia difende il proprio ruolo di potenza globale in Siria e difende milioni di rubli che guadagna vendendo armi a Bashar, al regime di Bashar Assad. E difende la base navale di Tartus, che è l'ultima che gli è rimasta nel Mediterraneo, fuori dai mari russi. Allora, probabilmente in quel momento, non con un intervento diretto, che ripeto, la rivoluzione siriana non ha mai chiesto, ma con la fornitura di armi più moderne, i famosi lanciatori. Sovvenzione Mobile. Eh? Armi, sovvenzione, esatto. Mobile. Probabilmente a quell'epoca la rivoluzione siriana sarebbe rimasta quello che era. Poi l'evoluzione della rivoluzione è complicata e segue dei percorsi che non sono fissati in anticipo. Oggi l'avversario di Bashar Assad è il jihadismo internazionale, che ha un progetto politico in cui Bashar Assad è un granello, il primo granello del meccanismo. Ha progetti assai più vasti che vanno ben al di là, anzi addirittura i jihadisti attualmente non fanno la guerra a Bashar Assad, si stanno ritagliando il loro territorio tra la parte della Siria che Bashar ha lasciato loro, perché Bashar ha scelto come tecnica della controguerriglia di tenere le città e ha lasciato tutto il resto perché non aveva i mezzi e non aveva neanche la possibilità militare di controllare tutto il resto del territorio. Allora, quelli dell'esercito, del Levante, del Corno, non fanno la guerra a Bashar. Ma dico, tu stai nelle tue città, non siamo riusciti a prendere pazienza. Stanno ritagliando il loro stato a metà tra la Siria e metà tra l'Iraq. Allora, quella è l'evoluzione che noi abbiamo contribuito a creare, che noi abbiamo contribuito a creare e abbiamo offerto alla Russia, a Bashar, un argomento propagandistico assai efficace. Perché è vero, i cristiani, se Bashar perde, i cristiani siriani dovranno andarsene dalla Siria, non resteranno più, a meno di rischiare, ripeto, di essere cittadini serio o di subire delle conseguenze assai più gravi, questo è verissimo. Come anche tutte le altre persone che non vogliono sottostare solamente alla sciarà come legge. Però, il problema è, questa evoluzione è stata la conseguenza dei nostri errori, Io faccio sempre un paragone con la guerra civile spagnola. Lei mi dirà, i paragoni storici sono, qualsiasi storico serio smette a ridere, perché le situazioni non sono mai identiche, ma questo è vero. Però delle volte aiutano a capire. Allora, in Spagna, nel 1936, c'era da una parte Francisco Franco, appoggiato esplicitamente, direttamente, potentemente, dai regimi autoritari dell'epoca, cioè la Germania nazista e l'Italia fascista. Esattamente come Bashar Assad è esplicitamente, direttamente, dichiaratamente finanziato, armato, politicamente sostenuto da potenze totalitarie, la Russia, l'Iran e la Cina. Dall'altra parte c'era la rivoluzione spagnola, che era una cosa molto composita, come quella siriana. C'erano i rivoluzionari democratici, c'erano gli anarchici, c'erano i comunisti e c'erano i comunisti staliniani. È la combinazione delle rivoluzioni, non sono dei blocchi, sono delle nuance, sono delle sfumature, sono delle integrazioni di movimenti diversi, di realtà diverse, progetti diversi, spesso anche sostanzialmente negativi. È audace, ma mi lasci finire. Allora, le potenze democratiche dell'epoca, che erano non gli Stati Uniti, che erano isolazionisti e fuori dal gioco, la Gran Bretagna e la Francia, non aiutavano e dichiaratamente la rivoluzione spagnola. Perché non l'aiutavano?
non perché avevano paura della Luftwaffe in fase di creazione o dei volontari del corpo di spedizione italiano, non aiutavano perché avevano paura del comunismo, di far sì che facendo vincere la rivoluzione la Spagna diventasse comunista, ed è un pericolo, diciamo, vago, ma era. E il risultato fu che fa, comincia la guerra e la rivoluzione spagnola fu spazzata via. La conseguenza di quella scelta di realpolitik, o se vuole ispirarsi a un personaggio più vicino alla nostra storia, alla nostra cultura, machiavellica, cioè no, non voglio aiutare il mio amico perché potrei aiutare direttamente un mio nemico futuro, fu che per spazzar via le potenze totalitarie che quella guerra aveva considerevolmente rafforzato, aveva sia sul piano politico, sia sul piano militare, sia sul piano della presenza, fu che dovette battersi 6 anni, e con quale fatica, sudore, sangue, per annientare quel pericolo. È esattamente quello che può succedere in Siria. Qui avevamo paura che la rivoluzione siriana fosse l'anticamera dell'islamismo radicale, cosa che non era. E non l'abbiamo aiutata. La conseguenza è che la rivoluzione siriana è diventata islamista per necessità, per sopravvivenza, perché non aveva un altro modo. E gli amici siriani dicono, ma cosa posso fare? Piuttosto che essere spazzato via, faccio venire uno che mi aiuta, che ha mezzi, che sa battersi, che ha qualcuno che lo sostiene economicamente, che gli compra le armi, che sa combattere meglio di me. E poi, se vinco, posso sperare di mandarlo via. Sperare, cosa che non succederà, perché i jihadisti sono lì e lì resteranno. Allora, per paura che la rivoluzione fosse islamista, o che lo diventasse, abbiamo fatto sì che uno dei paesi cruciali del vicino Oriente diventasse una base dell'islamismo radicale, cioè del nostro peggiore nemico. E oggi, non abbiamo più alcuna possibilità di intervenire in quell'area. Le chiavi del gioco ce l'ha Putin. Putin ha vinto la partita siriana, l'ha vinta su tutti i piani, militare, politica. Le chiavi di Damasco non ce l'ha Obama, non ce l'ha la Merkel, non ce l'ha l'emiro del Qatar, ce l'ha Mosca. Se lui chiude la porta, la Siria resta com'è. Se l'apre, può succedere di tutto. Queste sono le conseguenze di una scelta politica sbagliata. Guardi che io sto dicendo in un altro modo quello che dice lei. Cioè, lei sostiene Bashar Assad. Io non posso sostenere Bashar Assad perché conosco il regime siriano. Non posso sostenere Bashar Assad. Non le dirò mai, guardi, il regime siriano mi ha invitato. Io sono una lista nera di giornalisti perché quello che scrivo lo leggono anche i siriani. Quando io sono ritornato dalla mia disavventura, ho ricevuto numerosi inviti, pressanti inviti alla regione siriana, di andare a Damasco. Mi offrivano un'intervista al presidente e alla moglie, non sanno che in Occidente delle volte preferiamo mettere la foto di una bella donna che di un tizio dall'aria lampanata piuttosto stupida. Mi ponevano una condizione, un passaggio alla televisione siriana. Non le facciamo domande, mi hanno detto, non le chiediamo delle domande troppo, basta che lei racconti che cosa le è capitato, chi l'ha tenuto prigioniero, perché l'ha tenuto prigioniero, perché l'hanno liberato, eccetera, eccetera. Ci basta quello. Io sono lo spot vivente della causa di Bashar Assad. Nessuno meglio di me può rappresentare fisicamente, in quello che mi è accaduto e in quello che ho scritto, le buone ragioni che lei ha enunciato questa sera. Io non ho accettato di andare in Siria con la regione, come non sono mai andato in Siria dalla parte del regime di Bashar. Molti miei colleghi hanno raccontato la guerra civile siriana dall'altra parte, era semplice, lei andava all'ambasciata, c'è ancora un'ambasciata siriana in Europa che è quella di Bruxelles,
si fa dare un visto, e ultimamente erano molto contenti se uno andava a prendere, i giornalisti andavano a prendere, andava lì e lo portavano come un po' uno scavolato che sostiene di fare il mio mestiere, che l'hanno menato, l'hanno accompagnato i militari in un villaggio dove stavano dei cristiani e gli hanno raccontato delle balle, gli hanno raccontato delle storie che questo ha trasformato in un servizio giornalistico. Se lei va in Siria con Bashar al-Assad, deve accettare di essere strumentalizzato alla sua propaganda, di vedere quello che lei vuole far vedere. Di riferire quello che... Come avviene anche in Occidente. Prego? Come avviene anche in Occidente. Quale Occidente? No, no, avviene ovunque questo. L'informazione avviene ovunque così. Cioè non solamente, cioè, quello che a me dà fastidio anche, che a volte noi occidentali... No, lei mi sta facendo perdere tempo, io le spiego come io lavoro, come io lavoro. Ma io non sto parlando... Io scrivo, no, perché la categoria giornalistica è una cosa che io non conosco, io conosco quello che faccio io, quello che fanno gli altri non mi interessa. Allora, il mio sistema di lavorare è molto semplice. Io scrivo sul giornale solo ciò che vedo. Ma io non giusto. Solo ciò che... La sfido a dimostrare che ci sia 20 anni di mestiere che io abbia scritto sul giornale qualcosa che qualcuno mi ha riferito. Ma io non sto dicendo nulla, vuol dire. Allora, la nostra conversazione finisce. Discorso in generale. Andiamo. Sono un po' in ritardo. È molto tardi. Andiamo. L'idea di qualcuno che comincia a dire che io sono stato 5 mesi prigioniero di quei signori. Guardi, io non ce l'ho né con lei, anche perché ho letto il suo libro con molta... No, scusi, però posso dire una cosa adesso? Io capisco la rabbia di Domenico perché... Scusi, aspetta. L'informazione è un concetto astratto. Io sono io e rispondo solo per quel che scrivo io. Non posso dire, il discorso è non generalizzare, perché la politica, come uno dice, sono non è un problema di generalizzazione. Corrotti, invece c'è gente come... nell'ambito del giornalismo, no, però scusi, no, non se lo dovrebbe prendere, dottore, non se lo dovrebbe prendere, effettivamente è un po' no, scusi, scusi, io conosco ma io posso dire un attimo, c'è un problema. Scusa, oh pronto, c'è un problema. No, un attimo, per favore, c'è un problema di fondo. Noi non conosciamo, l'ha detto Leo lui molto bene prima, all'inizio, rispondendo alla tua domanda, noi viviamo solo nel presente, noi non abbiamo idea di quello che è stato anche il nostro stesso passato di 50 anni, 60 anni fa. Allora noi non riusciamo ad immaginare che cos'è più una dittatura. Allora Bashar al-Assad e ancora prima il padre, dal 1963, correggimi se sbaglio con le date per favore, al 2011 sono oltre 40 anni di regime dittatoriale e totalitario che non ha consentito alcun tipo di libertà, come nel nostro paese c'era solo sotto il fascismo. Ora io mi rendo conto, lei è molto giovane. Aspetti un attimo, abbia la compiacenza di non interrompere ogni 3 minuti. Allora, lei non ha idea di che cos'era l'impossibilità di comunicazione sotto il fascismo, perché non lo insegnano più a scuola, perché si fanno le cose basandosi su internet, che è una cosa meravigliosa se usata in maniera intelligente, è una trappola mortale perché c'è di tutto e ognuno si sveglia la mattina e diventa giornalista o diventa storico o diventa letterato, ed è una cosa che mi fa venire l'ulcera. Io ho l'ulcera per questo motivo, da quando c'è questo uso spaventoso di quello che si chiama la rete, che non vuol dire nulla, che non è niente, è un'astrazione. Allora perché Domenico si arrabbia in questo modo e io non posso che essere solidale con lui? Perché non è possibile fare un raffronto tra quello che è la lotta di propaganda all'interno di una guerra civile contro, che è scatenata da Bashar al-Assad. E lui l'ha spiegato in maniera egregia.
e non solo perché è stato testimone, ma perché è un uomo colto, perché sa quello che vuol dire avere a che fare con la dittatura. E questo non riguarda peraltro solo la Siria, la Siria riguarda la Libia, riguarda, le dico una cosa, un paese di cui non si parla mai, il Bahrain, che è uno stato del Golfo piccolo, che ha una, anche lì la maggioranza è, se ricordo bene, sciita, ed è sono al potere i sunniti. Ora anche questo, per favore, perché con il mondo arabo, con questa faccenda che la religione spesso e volentieri si inserisce, no, nella questione nelle questioni politiche, perché non c'è la differenza, no, nella religione islamica, e allora poi in Occidente ci facciamo i film. Però è una cosa, in Bahrain, Piazza della Perla, della capitale, di cui adesso non ricordo il nome, sono state piantate le tende esattamente come sono state piantate in Piazza Tahrir, al Cairo, d'accordo? Sa con quale slogan andavano avanti quelli che cercavano di mettere in discussione la monarchia barenita? In nome della monarchia costituzionale, Questa era la richiesta estremistica di queste persone, che sono state spianate anche là. Il Bahrain ha chiesto aiuto fraterno, come si diceva un tempo, all'Arabia Saudita, perché non ha un esercito. Allora il problema, quello che secondo me risolve la questione, no? E rappacifica un attimo la situazione, è quello di non scambiare il loro presente, quello che loro è il loro presente, con il nostro presente, perché non c'è alcuna. Io sono rimasta schifata, le dico una cosa: quando è caduto Ben Ali in Tunisia, lo slogan era di Gash, no? De Gash Ben Ali, no? E eravamo Berlusconi. Io mi sono infuriata come una bestia quando ho visto le manifestazioni in Italia, con su scritto De Gasperi Berlusconi, perché non avevamo idea. A me Berlusconi non sta simpatico, non me ne frega niente, scusate, sarò cattiva, se domani muore a me non mi giro manco dall'altra parte, mi giro dall'altra parte, me frega niente. Però il problema non è là, il problema è che io non posso scambiare quello che è la mia vita qui con quello che è stato 23 anni di regime dittatoriale corrotto a livelli inauditi che c'era in Tunisia. Tra l'altro, la cosa che a noi proprio non ci toccherà mai, perché siamo tornati, come dire, a livello culturale in Europa, in Italia in modo particolare, indietro di molti decenni. Quando c'è stata la vittoria, almeno transitoria, cioè Ben Ali è scappato, la prima cosa che è stata, che la prima reazione dei tunisini, almeno quello che sapevo io, non sono andata là perché non ero nelle condizioni fisiche di farlo, perché era un problema. Dopodiché però la cosa che a me ha lasciato, mi ha aperto il cuore, è che il giorno dopo si sono riempite le librerie dei libri vietati per 23 anni in francese e in arabo. Noi queste cose semplicemente le vogliamo nascondere facendo un paragone impossibile, questo sì, perché il paragone impossibile non è quello che fa Domenico Quirico tra la rivoluzione siriana e quella spagnola, che ci sta tutto, non è né forzato né altro, infatti. Come lo fa lui, ben inteso. Il paragone forzato è poter dire che in Italia tutti parlano perché gli viene imposto una velina, fossero giornalisti. Non è un problema, ma nemmeno in Occidente, ma di che parliamo? Di cosa parliamo? In Occidente non sono negati i giornali. Se io domani mi invento un giornale lo faccio. Lei ce l'ha diversa dalla mia, questo non comporta alcuna conseguenza né per lei né per me. In quei paesi, se le opinioni differenti venivano non sanzionate, la gente spariva. La Siria era le prigioni di Palmira era un buco.
Allora finisco solamente questo intervento per cercare di fare, ma solo per far capire che non... In bocca al lupo.